li buttiamo qua dentro. Ah! E buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul nostro canale con un nuovo video. Oggi siamo di nuovo qui a fare pasticci e oggi faremo una cosa veramente difficile, la pasta al pomodoro. Wow, che difficile! Non è una pasta al pomodoro qualsiasi, bensì... Non lo so. Ah, lei non sa niente, giusto. È la pasta al pomodoro di Carlo Cracco. Vediamo se riusciamo a riprodurre la sua ricetta. Lui fa bruciacchiare i pomodorini, i datterini, Ah, tutto un sugo particolare, l'aglio schiacciato beh. così. Che schifo. Questi sono gli ingredienti dei datterini, olio, balsamo, Basilico. basilico, pasta voiello perché la pasta deve essere di qualità. Tra l'altro non è neanche spaghetto, ma è la linguina. Poi pomodori per il sugo, per fare un sugo di qualità. E tre agli che ne useremo neanche metà, ovviamente. Per prima cosa tagliamo i pomodori da mettere come sugo, sperando che Non siano... sporcarmi la tavola. Certo, sperando che siano adatti per fare un sugo decente come quello di Carlo Cracco, Ah, perché beh. lui usa dei pomodori, cioè un sugo di pomodoro suo proprio, con scritto Carlo Cracco. Noi non ce l'abbiamo perché siamo poveri, quindi usiamo i pomodori freschi, che comunque sono di qualità, forse. Allora, ragazzi, come dice Carlo Cracco, bisogna tagliare l'aglio così, è un po' secco, però vabbè. E poi tipo tirargli un pugno. Adesso ci provo, Ma guarda di non spaccarmi la eh. tavola che No, ti no. uccido. Lui fa così, se vedete nel suo video. Lo mettiamo nell'olio. Questo è il soffritto. Perfetto. Ragazzi, qua il soffritto si sta cuocendo e nel frattempo stiamo tagliando i pomodori, così vanno dentro i pomodori, si scaldano e diventa un sughetto. E poi tagliamo l'aglietto. Ok, ragazzi, abbiamo tolto l'aglio dal soffritto. E l'abbiamo buttato via, vabbè, perché era cotto a puntino. E adesso, tra poco, butteremo i pomodorini. Per fortuna che abbiamo un aiutante che appunto ci aiuta e adesso sta tagliando i pomodori in maniera spettacolare. Nel frattempo adesso taglieremo questi pomodorini qua che dovremo farli cuocere e bruciare. Bruciacchiare. Bruciacchiare. Perché Carlo Cracco dice bruciacchiare, è... Bisogna usare la terminologia. Adesso mettiamo l'olio prima perché sennò non bruciano niente. Bruciacchiano. Oh! Poi li mettiamo dentro. E come li mettiamo? Così. Così. Aspetta che mettiamo un po' così. Così. Perfetto. Bene ragazzi, ecco i pomodorini succulenti. Adesso li buttiamo. Cosa succede qua? Vabbè, li buttiamo qua dentro. Ah! No! Cosa è successo? Aiutami! Cosa è successo? Ragazzi, è successo un casino! Ho tirato il gas, guarda, sai dove vai? Aiuto ragazzi, aiuto! È esploso tutto, è tutto ok! Ok ragazzi, tutto ok, guardate, adesso è tutto tranquillo. Non ci metto. Probabilmente non mi ero accorto che c'era la fiamma, quindi era bollentissimo. E il freddo con il bollente ha fatto reazione e è esploso tutto. Però tutto ok. Adesso mettiamo un po' di basilisco. Basilico! Eh sì, ops. Nel frattempo abbiamo finito di tagliare e mettere i pomodorini, adesso li metteremo a cucinare. Ok ragazzi, butto la pasta. Ok, non mi sono ustionato. Ragazzi, sono senza maglietta perché Danny mi ha appena sporcato la maglia, ma lasciamo stare. Questi sono i pomodorini e vedete sono tutti bruciacchiati, quindi sono pronti. E adesso finiamo di cucinare il sughetto e aspettiamo che la pasta sia cotta. Adesso ragazzi la pasta è pronta, la mettiamo dentro il sugo e poi ci aggiungiamo ancora un po' di acqua. Non tanta, giusto per finire la cottura, quindi circa 2 mestolini. E adesso finiamo di cuocere. Danny, cosa fai con sta padella? Come un pugno che me l'hai dato tu in mano. Ah sì? No. Allora ragazzi, cerchiamo di impiattarla in maniera decente. No, forse non è in maniera decente, però dai, vediamo com'è più che altro, se è diversa dalla solita pasta al pomodoro. Ecco qua le 3 porzioni. 1, 2, 3, perché c'è anche la tizia che registra sempre. E niente, adesso andiamo all'assaggio, vediamo se è commestibile e se assomiglia
cioè si assomiglia, se è meglio di una solita pasta al pomodoro. Ragazzi, tocco di classe basilico. C'è il ventilatore, volano via i pezzi, aspetta. Voilà. Assaggiamo, vado prima io e poi lei. Una bella forchettata, assaggiamo. Manca un po' di sale, però non è male. È buono. Un po' meglio della pasta al pomodoro, però sicuramente non è come quella di Cracco, mi sa. Dopo tutto quello che è successo. Bene ragazzi, abbiamo finito di mangiare. Pensavo molto peggio, perché mangiando, aggiungendo un po' di sale, i sapori hanno iniziato a sentirsi, se si dice così. Si sono iniziati a sentire un po' di più. Tu cosa dici? Lei dice sì. Buone. Io dico un bel 8. Rispetto alla matriciana un po' meglio, decisamente. Rispetto alla carbonara invece no, la carbonara l'abbiamo fatta meglio. Mi raccomando, se non avete visto i video, andateveli a vedere. E anche quelli di Napoli, che sono bellissimi. E niente, un bel 8, tu cosa dici? 8. Bene, con sto caldo è tutto quello che porto a questo caldo. Ci vediamo a un prossimo video. Ciao ciao!